Sin dal loro arrivo in Angola, i salesiani si sono impegnati a promuovere i valori umani fondamentali, l'evangelizzazione e il carisma salesiano. La situazione storica ben presto aprì delle sfide. Il contesto dell'Angola è molto particolare. Noi salesiani siamo qui in Angola da quasi 30 anni. Una realtà all'inizio molto difficile per causa della guerra e dell'epoca comunista, durante la quale era proibito ai salesiani avere opere educative. Potevamo solo lavorare nella parrocchia. Per questo, nei nostri centri si è sviluppata molto la catechesi parrocchiale. Luanda, capitale dell'Angola, con oltre 5 milioni di abitanti, è una città piena di vita. Come l'intero paese, il 60% della popolazione ha meno di 20 anni. Dopo due decenni, i segni della guerra civile si vedono ancora. Il più evidente è la vasta periferia dove milioni di angolani, lasciato l'entroterra, hanno trovato casa. I salesiani, fedeli al loro carisma, si sono impegnati in un'azione di educazione e di evangelizzazione coniugando alfabetizzazione, formazione professionale e catechesi. A Luanda operano anche in due grandi parrocchie, ciascuna articolata con vari centri di aggregazione e catechesi giovanile, la parrocchia di San Paolo e la parrocchia di San Giuseppe di Nazareth. Nel 2012, in totale, sono stati oltre 10.800 i catecumeni che hanno frequentato i 21 centri di formazione. E 637 i catechisti che vi hanno operato. La nostra grande gioia è vedere in tutte le nostre opere sale di catechesi piene di giovani che si preparano al catecumenato. La catechesi è qualcosa che è centrale nella nostra missione, ma soprattutto è centrale nella nostra vocazione salesiana che ci realizza pienamente. Nella parrocchia di San Paolo, seguendo le indicazioni dell'arcidiocesi di Luanda, il cammino di formazione ai sacramenti dell'iniziazione cristiana dura 4 anni. Il primo, il catecumenato, è una introduzione al mistero di Dio. E nel final deste precatecumenato. Alla fine del precatecumenato si celebra un rito, un gesto. Un rituale che si fa. Il catecumeno viene affidato ai suoi garanti. In futuro potrebbero diventare i suoi padrini. Per accompagnarlo nel catecumenato propriamente detto. Per les accompagnare intanto a entrare nel catecumenato propriamente detto. Il cammino prosegue con il primo anno di catecumenato, che si apre con il rito del segno della croce e si conclude con la consegna del simbolo degli apostoli, il credo. Durante l'anno ai catecumeni viene presentato il Kerygma, la buona novella portata e rappresentata da Gesù di Nazareth. Nel secondo anno viene presentata la Chiesa, volto del Cristo e del suo mistero. A conclusione del cammino viene consegnata la preghiera del Padre Nostro. L'ultimo anno si concentra sui sacramenti dell'iniziazione cristiana e sull'impegno di vita personale. Per accogliere i molti catecumeni, la parrocchia di San Paolo ha stretto un accordo di collaborazione con alcune scuole statali, che il sabato pomeriggio mettono a disposizione le aule dei propri istituti. Sono catechista del centro Anna Angola, che è una scuola del governo, appartenente al comune di San Bisanga. Sono coordinatrice di questo centro da 2 anni, ma come catechista da 11 anni. Questo centro ha 12 sale di catechesi, con 24 catechisti e 300 catecumeni, tutti appartenenti al precatecumenato. Mi chiamo João, ho 20 anni. Frequento la catechesi perché io voglio imparare di più la parola di Dio
e anche per insegnarle ai miei fratelli. Sono Marcelina Freire Ribeiro. Ho 19 anni e frequento la catechesi perché voglio imparare di più la parola di Dio e voglio poi essere catechista per insegnare tutto quello che ho imparato. Una scelta pastorale è stata quella di chiedere ai catecumeni, man mano che crescono nella fede, di impegnarsi in un gruppo. Questo aiuta anche a coinvolgere i giovani nel cammino del post-cresima. A spiegarcelo è Don Stefano Toglio, responsabile della comunità del Buon Pastore, succursale della parrocchia San Paolo. Tutti quelli che devono ricevere il sacramento e che hanno 17 anni in su devono svolgere un servizio comunitario in una delle realtà sociali della nostra cappella. Che cosa sta creando questo? Sta creando una coscienza del Cristo vivo che cammina in mezzo a noi. E stiamo avendo veramente delle piacevoli sorprese. Uno di questi impegni è quello di essere portatori di quanto si è ricevuto. Sono catechista da 8 anni. Ho iniziato a dare catechesi quando avevo 16 anni. Mi è piaciuto. Vedevo i miei catechisti fare catechesi. Allora mi sono sentita in dovere anch'io di fare lo stesso, annunciare il Vangelo. Quando ho ricevuto il battesimo, ho sentito una chiamata di Gesù. La catechesi ha una grande importanza per me, perché io devo annunciare quello che ho imparato durante i 4 anni di catecumenato. Nella parrocchia San Giuseppe di Nazareth, che sorge nel barrio Lixeira, che in portoghese vuol dire quartiere dell'immondizia, 2 grandi sfide attendono i salesiani: la formazione dei numerosi catechisti e la vita quotidiana che pone i giovani in situazioni non sempre facili. Veramente chi in fase catechesi fa un cammino sacrificato e per convinzione. E molte volte superando. Chi frequenta la catechesi fa un cammino sacrificato e per convinzione molte volte supera tante difficoltà. Dalla mancanza di tempo, di soldi, alle difficoltà strutturali. Il cammino che fanno i nostri giovani nella crescita della fede e spiritualità inizia con un lavoro nelle periferie che offre diverse porte di entrata dei giovani nella nostra opera. Molti di loro arrivano attraverso lo sport, capoeira, football, basket. Altri arrivano da altre opere salesiane, attraverso la scuola. Molti cattolici e molti altri da altre chiese arrivano anche dalle opere di alfabetizzazione o da altre attività giovanili che si svolgono nelle nostre piccole comunità. Molti arrivano direttamente attraverso il catecumenato, chiedendo un cammino di crescita nella fede. Tutto questo processo che si fa qui inizia con il lavoro nella periferia. Tutto il processo che si fa qui comincia in questo lavoro da periferia. Una catechesi che va in profondità, una catechesi come era alle origini del cristianesimo. Allora siamo impegnati in questo campo e ancora molti salesiani nelle diocesi fanno parte delle commissioni diocesane di catechesi e anche noi come salesiani e figlie di Maria Auxiliatrice stiamo lavorando per elaborare catechismi per ragazzi e per giovani, per rinnovare la catechesi in questa terra. Per la Chiesa che è in Africa, è necessario guidare le persone alla scoperta della pienezza dei valori del Vangelo, mediante una catechesi e di un'inculturazione profonda.
parola di Dio. Per svolgere questo compito, i catechisti